Ti sei mai chiesto se c'è qualcosa di più profondo dietro il semplice fatto di avere un corpo? Giovanni Paolo II ha rivelato una verità straordinaria e spesso dimenticata. Il tuo corpo ha un significato sacro e misterioso, che va oltre ciò che possiamo vedere. In un mondo che tende a ridurre il corpo a un semplice oggetto di piacere o consumo, la teologia del corpo di Giovanni Paolo II è un invito a riscoprire la tua vera identità e a comprendere il motivo profondo per cui siamo stati creati. Cosa voleva dirci Giovanni Paolo II? Qual è questo segreto nascosto che può cambiare radicalmente il modo in cui vediamo noi stessi e le nostre relazioni? In questo video scoprirai come il Papa Santo ha aperto una strada rivoluzionaria per vivere pienamente la tua umanità, il tuo amore e la tua sessualità, non come qualcosa da nascondere o ridurre, ma come un riflesso del disegno divino, un mezzo attraverso il quale possiamo scoprire il vero senso della vita, dell'amore e della nostra relazione con Dio. Ma cosa rende la teologia del corpo così speciale? La teologia del corpo non è solo un insieme di riflessioni teologiche. È un viaggio che cambia il modo in cui vediamo noi stessi, le nostre relazioni e persino il nostro futuro. Giovanni Paolo II ha dedicato 5 anni del suo pontificato, tra il 1979 e il 1984, a sviluppare queste catechesi, presentandole durante le udienze del mercoledì. Ma ciò che è straordinario è che questo insegnamento non è rivolto solo ai teologi, agli studiosi o ai preti. È un messaggio per tutti noi, un invito a vivere la nostra umanità in pienezza. Ma qual è il cuore di questo messaggio? Giovanni Paolo II ci dice che il corpo umano è portatore di un significato profondo. Riflette il mistero di Dio. È attraverso il nostro corpo che possiamo entrare in relazione con gli altri e con Dio stesso. Il corpo non è un oggetto separato dall'anima, ma una parte essenziale di ciò che siamo, chiamata a vivere in armonia con il piano divino. Perché il nostro corpo è così importante nella visione cristiana? Spesso pensiamo al corpo come qualcosa di inferiore rispetto all'anima. Ma Giovanni Paolo II ci ricorda che, già nella creazione, Dio ha voluto che l'uomo e la donna fossero creati a sua immagine e somiglianza. Questo significa che il corpo, insieme all'anima, riflette qualcosa di divino. Siamo creati per l'amore e la comunione. Nella Genesi, Dio crea l'uomo e la donna come esseri complementari, uniti da un legame profondo che riflette l'amore eterno della Santissima Trinità. Ora, fermati un momento e pensa. Che impatto avrebbe sulla tua vita se vedessi il tuo corpo come un dono di Dio? Un dono sacro, con uno scopo preciso. Questa visione non cambierebbe tutto. Non cambierebbe il modo in cui ti relazioni agli altri, il modo in cui ti ami e rispetti te stesso. Ma cosa significa amare? Una delle verità più potenti che Giovanni Paolo II ci svela è che il nostro corpo ha un significato sponsale. Questo significa che siamo chiamati a esprimere l'amore divino attraverso il dono di noi stessi. Il matrimonio è il segno più evidente di questa verità. Nella relazione tra marito e moglie, l'uomo e la donna diventano una sola carne, unendo i loro corpi e le loro vite in una comunione d'amore che riflette il legame di Dio con l'umanità. Ma attenzione! La chiamata all'amore non è limitata al matrimonio. Ogni relazione umana, in qualche modo, riflette questa vocazione al dono di sé. Siamo fatti per amare, per vivere in comunione con gli altri, per donare e ricevere amore. Giovanni Paolo II ci invita a vedere ogni persona non come un oggetto da usare, ma come un dono da accogliere e rispettare. È questa la rivoluzione della teologia del corpo. Ci invita a vivere una vita basata sull'amore autentico, quello che si dona completamente. A questo punto potresti chiederti, se il corpo è così meraviglioso, perché spesso ci sembra un ostacolo? Perché c'è così tanta sofferenza, abuso e distorsione legata alla sessualità? La risposta, secondo Giovanni Paolo II, risiede nel peccato originale. Con il peccato, la relazione tra uomo e donna è stata distorta.
l'armonia tra corpo e anima è stata spezzata, e la capacità di vedere l'altro come un dono è stata oscurata dalla concupiscenza. Il peccato originale ha introdotto nella nostra vita la tentazione di usare gli altri per il nostro piacere e di vedere il corpo come un oggetto da sfruttare, piuttosto che come un dono sacro. Questa è una verità che possiamo vedere ogni giorno intorno a noi. La cultura moderna spesso ci invita a usare il corpo come uno strumento per raggiungere il piacere immediato, dimenticando la sua dignità e il suo significato più profondo. Ma non tutto è perduto. Cristo è venuto per redimerci, per restituirci la bellezza originaria del nostro corpo e delle nostre relazioni. Attraverso la sua morte e risurrezione, Cristo ha reso possibile per noi vivere una vita nuova, liberata dalla schiavitù del peccato. Giovanni Paolo II ci insegna che la redenzione non riguarda solo l'anima, ma anche il corpo. Grazie alla grazia di Cristo, possiamo riscoprire il significato sponsale del corpo e vivere le nostre relazioni in modo puro e autentico. Ma può davvero Cristo redimere il nostro corpo e la nostra sessualità? Sì, e Giovanni Paolo II ci mostra come. Attraverso i sacramenti, in particolare la confessione e l'Eucaristia, possiamo essere purificati e rafforzati nella nostra vocazione all'amore. Cristo non solo ci perdona, ma ci dona la forza per vivere la nostra sessualità come Dio l'ha progettata, un'espressione dell'amore divino. Non è facile, ma è possibile. Parlando di sessualità e relazioni, spesso sentiamo parlare di purezza e castità. Queste parole possono sembrare fuori moda o irraggiungibili. Ma cosa significano realmente? Giovanni Paolo II ci insegna che la purezza non è solo l'assenza di peccato, ma una virtù positiva che ci permette di vivere le nostre relazioni in modo vero e disinteressato. La purezza non ci priva di qualcosa, ma ci libera per amare in modo più profondo e autentico. A questo punto possiamo chiederci se la castità è possibile ancora oggi. E la risposta è sì, ma non solo nel senso di astinenza. La castità è un modo di vivere l'amore che rispetta la dignità dell'altro e ci libera dalla tentazione di ridurre l'altro a un oggetto. Nel matrimonio, la castità permette agli sposi di vivere una comunione profonda, basata sull'amore e non sul possesso. Il matrimonio non è solo un contratto sociale o una semplice unione tra due persone. Secondo Giovanni Paolo II, è un sacramento che riflette l'unione tra Cristo e la Chiesa. Questo significa che il matrimonio non solo santifica l'amore coniugale, ma lo trasforma in un segno visibile della grazia di Dio. Nel matrimonio cristiano, l'uomo e la donna non solo condividono la loro vita, ma si aiutano reciprocamente a raggiungere la santità. Ogni atto di amore coniugale diventa un mezzo attraverso cui gli sposi partecipano all'amore redentivo di Cristo e diventano strumenti della sua grazia nel mondo. In tutto questo, che ruolo ha la procreazione? Giovanni Paolo II ci invita a vedere la procreazione come una partecipazione al mistero della creazione divina. I genitori sono chiamati a essere cooperatori di Dio nel dono della vita. Ogni figlio è un dono prezioso che deve essere accolto e amato come segno dell'amore di Dio. Ma cosa significa paternità e maternità responsabile? Significa discernere, con preghiera e apertura alla volontà di Dio, come vivere la propria vocazione alla genitorialità. Non si tratta solo di controllare il numero dei figli, ma di vivere la procreazione come un atto di amore generoso e responsabile, sempre aperto alla vita e alla provvidenza divina. Cosa ci aspetta nel futuro? Giovanni Paolo II ci ricorda che il nostro destino finale non è un'esistenza disincarnata, ma la risurrezione dei corpi. Al termine dei tempi, i nostri corpi saranno trasfigurati e parteciperanno alla gloria divina. Questa promessa ci dà speranza. Ogni sofferenza, ogni sacrificio vissuto nel corpo ha un senso, perché ci prepara alla gloria futura. I nostri corpi saranno glorificati, liberi dal peccato e dalla concupiscenza.
Giovanni Paolo II ci insegna che la risurrezione non è un semplice ritorno alla vita terrena, ma un ingresso in una nuova dimensione di esistenza, in cui i nostri corpi saranno pienamente permeati dallo Spirito Santo. Un altro aspetto centrale della teologia del corpo è l'elogio della verginità per il regno dei cieli. Giovanni Paolo II ci insegna che la verginità non è una negazione del corpo o della sessualità, ma una forma superiore di donazione. I vergini per il regno vivono anticipando la realtà definitiva del cielo, dove tutti saremo uniti in una comunione perfetta con Dio. La verginità non è una rinuncia, è una testimonianza profonda della nostra vocazione ultima alla comunione con Dio. I vergini sono un segno profetico che ci ricorda che il nostro destino finale è vivere nell'amore totale e perfetto con Dio. Vivere la verginità è un segno di speranza e di fede nella promessa della vita eterna. Viviamo in una società che spesso riduce il corpo a un oggetto di piacere o di consumo. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II ci offre un'alternativa radicale, invitandoci a vedere il corpo come un dono sacro e a vivere la nostra sessualità in modo che rifletta la nostra dignità e la nostra vocazione all'amore. Ma come possiamo applicare tutto questo alla nostra vita quotidiana? Inizia a vedere il tuo corpo e quello degli altri come templi dello Spirito Santo. Rispetta il corpo come un dono prezioso e sacro. Vivi le tue relazioni in modo che riflettano l'amore disinteressato di Dio. E soprattutto, sii consapevole che il modo in cui vivi il tuo corpo può essere una testimonianza potente della verità di Dio nel mondo. La teologia del corpo di Giovanni Paolo II non è solo un insegnamento teologico. È un invito a trasformare la nostra vita, a riscoprire la bellezza della nostra umanità e a vivere una vita piena di significato. È un richiamo a vedere ogni persona come un dono, a vivere la nostra sessualità con purezza e santità e a testimoniare l'amore redentivo di Cristo nel mondo. Lascia che queste verità rivoluzionino la tua vita. Scrivi nei commenti cosa ne pensi e non dimenticare di iscriverti al canale per non perderti i nuovi video ed entrare a far parte della comunità di fede e preghiera. Che Dio benedica tutti noi.